Un giorno prima di uscire registro una faccettina del giorno. Non so come verrà perché fa un caldo incredibile. Ho la finestra completamente spalancata, quindi si sentiranno tutti i rumori di macchina. Ho spento il ventilatore perché ho visto che non si può, il rumore è fastidioso e dà fastidio e non riesco a parlare e farmi capire. Quindi prendetela come viene. Dunque, la base l'ho fatta velocissima utilizzando questo correttore di Lancôme, che è il numero 01 ed ha un SPF 30. Io l'ho applicato in quantitativi minimi, comunque sembra avere una discreta copertura. Io più che altro l'ho acquistato proprio perché per l'SPF. Questo è il correttore, è un beigiolino medio, diciamo, né troppo giallo né troppo rosa, neutro. Vediamo un po'. Eccolo qui, è comunque piuttosto luminoso, cremoso. Vedremo, non so dirvi niente di particolare perché con questo caldo è difficile anche potersi fare un'idea dei prodotti. Vedremo con l'utilizzo come andrà. Dopo ho passato un po' di questo fondotinta minerale della Youngblood che io ho nella colorazione Barely Beige, eccolo qui. Mi piace molto molto di più, questo è il mio gusto personale, di quello della Bare Minerals. Trovo che abbia una colorazione ottima, si presenta in questo modo e se riesco ve lo faccio anche vedere un pochino perché eccolo qui. Si sfuma benissimo, ha una discreta copertura, rimane anche piuttosto luminoso pur rimanendo opaco, non lucido. Ho utilizzato da questa palettina qui solo il colore un po' più freddo, questo medium cocoa, questo, con il quale ho abbozzato una specie di sculpting ma veramente minimo e anche un pochino in verità del colore più chiaro che ho utilizzato per fissare il correttore. Io adesso non lo ripeto tutte le volte, ma veramente i quantitativi che sto usando di questi prodotti sono minimi, veramente veramente minimi perché mi sciolgo, non sopporto nulla in faccia come la maggior parte delle persone con questo caldo, quindi limito le quantità, trucco magari gli occhi, ma sul resto del viso sto veramente veramente leggera, dei passaggi minimi. Non ho usato blush, ma al posto del blush ho utilizzato questi due prodottini qui di Physician Formula. Il primo che è questo bronzer per le carnagioni medio scure o comunque lui medio scuro, che è questo, ed ha, a parte una bellissima cialda, ha una bella consistenza, una buona scrivenza, eccolo qui, è molto luminoso e l'ho utilizzato appunto come blush. Poi ho utilizzato l'altro, il medio chiaro, che è più dorato, sempre uguale con la stessa consistenza ed è un doratino così. E sono andato un pochino a sfumarlo sopra, salendo. Come illuminante ho preso quest'altro sempre di Physician Formula, scusate il riflesso. Ed è il colore beige, ma è impossibile, è specchiato, non si riesce a leggere. La cialda è questa e sono tutti e tre fatti alla stessa maniera, hanno qui la cialdina, poi lo specchietto e il pennellino e in questo caso l'illuminante è questo, vediamo di metterlo qui di seguito, eccolo qua, spero si riesca a vedere, e questo un pochino più sopra. Poi passiamo al trucco degli occhi, per il trucco degli occhi ho messo come al solito il mio Primer Potion in Eden, oramai mio fidato amico. Poi ho fatto una base su tutta la palpebra con l'Indian Wood, questo paint pot della MAC, questo qui, ed è un oro caldo direi. Ora vediamo se riesco a mostrarvelo. Eccolo qui. E con questo appunto ho fatto una base su tutta la palpebra mobile. Poi sono andata a prendere quest'altro ombrettino della MAC dell'anno scorso, credo, che si chiama Coil. Ed è questo. Questa sorta di rame marroncino ramato, molto molto luminoso e dalla consistenza un po' gommosa. E ora eccolo qui, questo qua. E sono andata ad applicarlo su tutta la palpebra mobile. Con la matitina che ho tirato fuori, oramai questa di Kiko, cerco di utilizzarlo un po' dalla parte matte. Ho fatto una righina sotto le sopracciglia che poi ho sfumato. Ho preso la Vise Art, mi sono aiutata appunto con questa palettina qui e da questa sono andata a prendere il panna opaco che ho applicato
sotto l'arcata sopraccigliare. Poi questi due colori caldi da sfumare nella piega, che ora eccoli qui, e un pochino di questo qui che è una sorta di marroncino con un po' di prugno al suo interno, eccolo, sempre all'angolo, alla fine dell'occhio, l'angolo esterno. Poi con il nero ho fatto una specie di righina di eyeliner. Più o meno gli stessi colori sono quelli che ho ripetuto anche qua sotto. Quindi prima il marroncino più chiaro, poi il prugna, marrone prugna, ed infine il nero. Ed ecco qui i colori della Viseart che ho utilizzato. Poi ho fatto una veramente mini 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 righina di eyeliner e in questo caso ho utilizzato questo qui piccolino della Blink, ha questo mini pennellino in setole, col quale si riescono a fare delle linee veramente sottili. E appunto ho fatto una righina di eyeliner mantenendomi attaccata alle ciglia senza uscire fuori proprio perché con il caldo volevo evitare di colare e stamparmi e trovarmi eyeliner su tutta la faccia. Come mascara ho utilizzato questo campioncino per la prima volta del Real che devo dire mi piace abbastanza, me le ha separate bene, non ha avuto un effetto volume esagerato, forse anche perché appena aperte dovrà un pochino addensarsi. All'interno dell'occhio ho utilizzato la Perversion di Urban Decay, la mia cara matitina affezionata. Questa qui diventa sempre più piccola e mi dispiace. Io non sono di quelle che gioiscono al terminare dei trucchi, perché quelli che termino sono quelli che mi piacciono di più e che quindi poi dovrò in qualche maniera sostituire o ricomprare. Quindi durassero in eterno. Ecco, è bello finire quelli che danno poche soddisfazioni, ma in effetti si usano di meno e finirli rimane un utopia. Sulle labbra oggi ho utilizzato la matitina Wok di MAC, questa qui, e l'ho utilizzata proprio perché volevo rendere il rossetto che andavo ad applicare un po' meno rosa e un po' più marrone. Il rossetto in questione è sempre della MAC ed è il Bocca, vediamo se riesco perché la confezione è lucida e quindi rimane un pochino specchiata. Eccolo qui, quello uscito con la Julia Petite. Aspetta, forse così ve lo faccio anche vedere in maniera corretta. Il rossettino è così, anche l'astuccio è lucido con la scritta. Il colore è questo ed è un satin e come potete vedere tende un pochino a rosa, però nel trucco di oggi lo volevo un po' più marrone e devo dire che il risultato ottenuto mi piace molto perché è leggermente sfumato, non è eccessiva la differenza tra i due colori, si sono piuttosto uniformati e amalgamati bene, anche perché io sulle labbra avevo fatto una base con tutta la matita. Il rossetto è morbido e confortevole, è un satin, quindi spero e penso e spero e mi auguro che abbia una buona durata. Per le sopracciglia oggi ho voluto utilizzare un colore un po' diverso dal solito proprio per riprendere un po' il trucco degli occhi in questo caso. E ho utilizzato il Red Dead della MAC, questo fluid line che avevo acquistato in negozio, forse quasi per errore perché è un pochino più rosso. Però, visto che i miei capelli comunque hanno una componente un po' rossa, se sfumato bene, può andare anche bene. Difatti, ho utilizzato questo e poi un pochino del gel di L'Oreal che l'ha tirato, l'ha deviato, l'ha sfumato, l'ha fatto virare un pochino più sul biondo. Devo dire che il risultato dell'occhio così mi piace molto come insieme di colori. E basta, ora vedo di magari fare uno zoomino sul trucco degli occhi. Così termina la mia faccettina del giorno, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia e ora vado a fare un paio di commissioni con i miei bambini, studio come legare i capelli perché dubito di riuscire a sopportarli tutto il giorno così, mi porterò dietro magari una pinza o qualcosa perché mi conosco e i capelli sul collo veramente non li sopporto d'estate. Io auguro a tutti una buona giornata e se vorrete ci vedremo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao!